La distinzione mente-corpo è semplicemente una distinzione lessicale, grammaticale. È come parlando di Eros, distinguere la parte Cupido, perché sennò Eros non lo capiamo, Cupido. Ti fecero innamorare dall'ombelico in su o dall'ombelico in giù? Non c'è senso. C'è una prevalenza dell'uno o dell'altro, ma contemporaneamente avvengono tutti e due. Cioè, non esiste la distinzione tra corpo e mente, come tra emotivo e mente o tra emotivo e corpo. E in realtà è una distinzione logica, qui la linguistica, ma anche il PNL, il primo PNL di Bandler dice attenzione, o forse ancora meglio la filosofia di Wittgenstein, attenzione, noi stiamo facendo una costruzione verbale che diciamo corpo e mente, ma questo esiste o semplicemente sono due termini con cui stiamo facendo una cosa che abbiamo detta? In realtà non esiste. È come dire. Esiste il dentro di una pentola e il fuori di una pentola, si vede un colpo da una parte e quella parte che ha spostato dall'altra, no, è tutto insieme che arriva. Concavo e convesso sono contemporanei. Allora, la logica è che noi possiamo studiare selettivamente il corpo, la mente, diciamo questo agisce su quest'altro, ma le due cose. Molto probabilmente, perché poi non pretendo nemmeno io di saperlo, ma studiando yoga, neuroscienze, altre cose, alcune meglio, alcune più da dilettante, insomma, dappertutto sono arrivato a dire che le due cose avvengono insieme, cioè che qualunque reazione della mente corporea del corporeo e della mente. In altre parole, se io sento un'emozione viscerale forte qui sulla pancia, io sento un'emozione di un certo tipo e ho delle contrazioni sulla pancia. Queste emozioni mi hanno creato delle contrazioni sulla pancia. Quindi dalla psiche è andata al soma. O sono state le contrazioni che mi hanno portato quell'emozione. Bene, allora la logica è che quell'emozione ha bisogno di quelle contrazioni, altrimenti non sussiste. Come io la devo saper descrivere, altrimenti non sussiste. Se io faccio un'anestesia nella zona dove sento dolore psicologico che si manifesta, il dolore psicologico se ne va. Dopo le anestesie tutti stanno bene. Non perché ha dato problemi al cervello, ma perché non ci sono più contrazioni nel corpo. Allora, voglio dire, è la mente che contrae, il corpo che manda, in realtà è tutt'uno, perché la lettura psicosomatica è tutt'una. Questo è interessante perché vuol dire che se io mangio una cosa tossica, in qualche modo avrò pensieri tossici. Tu sei quel che mangi, diceva la Dattiria Upanishad, testo del VII secolo indiano, ma comunque si diceva anche da noi, anche Ippocrate, Galeno, tutte le varie scuole, tu sei quello che mangi. Tu mangi anche quello che sei, perché se hai bisogno di zuccheri, mangi gli zuccheri. Ma i zuccheri vengono anche perché la candida ha fatto venire voglia di zuccheri e quindi, cioè, si creano tutta una serie di elementi tra mente e corpo da cui dobbiamo tener conto. Se noi facciamo cose che guardano la mente, ci curiamo il corpo. Oltre alla mente. Se abbiamo cose che riguardano il corpo, curano anche la mente. La cosa interessante nella psicosomatica è che tra il corpo e la mente ci sono le pulsioni, le emozioni, le sensazioni, le passioni. Queste esistono solo quando si mettono in relazione la mente e il corpo. Se io prendo una calamita, non ha nessuna azione. Sì, se io analizzo, sta mandando un campo magnetico, ma questo non lo percepisce nessuno.
Ma se metto da un'altra parte un pezzo di ferro, allora si crea una forza attrattiva che li mette insieme. Quella forza attrattiva sono i modi dell'animo, passioni, pulsioni, sensazioni, eccetera, eccetera. Allora questo spiega come funziona il meccanismo. Quello che intendo psicosomatica e somatopsiche non è né la psiche né il soma, ma questa forza che si immette tra i due e secondo in che direzione guardo, vedo che funziona. Se elimino una delle due, tutto il resto se ne va. Per esempio, io insegnando anche yoga lo so, noi abbiamo tutta una serie di deformazioni posturali che sono determinate dalla nostra psiche. C'è quello che si sente Napoleone, c'è quello che è abbacchiato, c'è quello che subisce sempre. E praticamente la nostra andatura, anche la mia, è fatta in una certa maniera. Petto in fuori, petto chiuso, pancia in fuori, pancia... Bene. Mano a mano, invecchiando, queste cose si sommano. E anche se vai da un fisioterapista, quelle tensioni ti rimangono. Svieni, non ce l'hai più. Vai in coma, non ce l'hai più. Muori finché sei... non è venuto il rigor mortis, non ce l'hai più. Cioè, tutta una serie di cose legano il corpo alla mente. E che cosa ha contratto il corpo? Nella psicologia si dice complessi, il non risolto, le frustrazioni, gli shock, benissimo. Questi qui, mentali, si annidano nel corpo. Mente e corpo creano quell'aspetto che noi chiamiamo emozione, oppure pulsione, passione. Quindi, quando noi stiamo parlando di somatopsichico e psicosomatico, stiamo parlando di un qualcosa che si trova tra corpo e mente. È interessante vederlo perché è un dato di fatto che funziona insieme. E comunque che cosa fa capire? Che agendo da una parte se ne va anche l'altro. Meglio ancora se li separo, così sparisce direttamente. Ci sono anche delle tecniche di separazione possibili. Perché anche qui, come tra calamite e ferro, non è una cosa perenne. È data solo se io metto in relazione due cose. Se non le metto più in relazione, non si verifica più questo fenomeno. Quindi è una cosa abbastanza interessante il rapporto mente-corpo, sia per chi fa yoga, sia per chi fa medicina naturale, sia per chi fa massaggi. E ognuno va a interferire sull'altro. Però sarebbe interessante conoscere entrambi gli aspetti, perché allora è più facile capire senza fare errori, perché si riescono a riconoscere le reazioni del corpo e della mente.